Personalmente sto seguendo da più tempo su quello che dovrebbero essere le nuove autostrade del mare, sul nuovo progetto di logistica e di coordinamento di quello che è il trasporto di tutte le sia dalle zone del Golfo sia dal nord dell'Africa verso l'Europa. In questo senso Galileo è fondamentale. Noi abbiamo guardato con grandissimo interesse lo sviluppo di tutto il progetto e spero che anche la politica faccia la sua parte nell'accelerare questa fase anche dello sviluppo, tutta la logistica del Medio Oriente, per tante ragioni, perché da un lato credo che oggi tutto il sistema dei trasporti sia quasi al collasso. Quello che è tutto trasporto terra, ma qui l'idea di poter incentivare l'autostrada del mare e avere un'ottimizzazione della logistica sia determinante. Dai dati che ci sono stati forniti, abbiamo dei dati preoccupanti perché si pensa che nei prossimi 10 anni le grandi arterie italiane saranno sollevate da quello che è il traffico, dei camion, dei trasporti di tutto tipo, saranno praticamente inagibili. Per cui noi puntiamo molto sul trasporto sull'utilizzo delle navi. Ovviamente oggi il trasporto via nave ha dei pericoli, il terrorismo, ha delle lentezze legate al check-in e check-out delle merci. Ci sono delle prospettive interessantissime, per cui ci sono i container di settima generazione, addirittura prevedono trasporti in cui durante il trasporto vengono inscatolate, addirittura vengono fatte. Come dire, maturare le merci, quelle anche deteriorabili, no? Per cui in questo senso avere un sistema di coordinamento di tutto il traffico è assolutamente fondamentale, non solo, ma dal punto di vista anche dello sviluppo economico, io credo, questo è un mio giudizio assolutamente personale, di semplice onorevole non di governo, ma credo aver puntato sulla portare aziende, cioè, manodopera in Cina, cioè in paesi così lontani, abbia aumentato quello che sono i costi poi di logistica del trasporto. Penso che ottimizzare i trasporti, la logistica fra i paesi del Golfo, nord dell'Africa e ovviamente poi i porti italiani possa permettere da un lato di far crescere magari delle industrie, no, in paesi come Libia, Algeria, Tunisia, che sono molto più vicine a noi, per cui la possibilità di avere meno problemi nel trasporto, problemi legati ovviamente al terrorismo, ma anche di tempi di trasporto. Ecco, questi sono temi che sono abbastanza, su cui il governo credo sia attento. So che il ministro Matteoli sulle autostrade del mare ha un particolare occhio di riguardo, per cui mi auguro che questo sarà uno degli obiettivi a breve. Spero mi sentiate, perché io non sento voi in questo momento. Bene, la ringrazio e le auguriamo buon lavoro. Grazie, grazie tantissimo a voi, arrivederci.